Buongiorno, ora adesso mattina. Per una volta ti sei presa tu cura di me. Sentivo che faceva cose in cucina. Sono Ragazzi, diventata troppo mattiniera io. quando Ma ti mi sei sveglio svegliata, presto. scusa? Le 8:50. Mi ha fatto il porridge, ma mi ha appena svelato che in realtà questo è il porridge quello della Corea. Cioè, lei l'ha preso, l'ha portato, non è stato sprecato. Quando è che l'ho detto? In uno degli scorsi video ho detto avrei desiderato portarlo. Accontentata. Ma guarda che bel impiattamento C'è con i stato fesoli sopra. dell'impegno. C'è stato La cannuccia dell'impegno. abbinata qui, ma hai visto? Ma Comunque questo bicchiere l'hai preso anche tu lì, quindi. lui! Ragazzi, io ho spiegato ieri la storia dei regali. Sta Però non lo succedendo. alzare così perché spoglio, lo alzo la tappa. Lo devo aprire così. Ma Vabbè. Inutile parlare. quale hai preso? Rosalba, tu sei pazza. Allora, aspetta, prima devo dire. Devo dire la mia teoria. Perché avevamo detto qualcosa su queste cover. Quale mi hai fatto vedere? Tu Tu mi hai fatto vedere apri. quelli di Sailor Moon, Tu però. apri. Però ci sono tante collezioni, effettivamente. Invece, state guardando prima voi. 3, 2, 1. L'hai fatta tu? Sì. Ti prego! No, vabbè, ma Io me tu la sei sono fatta pazza! merci con un bel disegno e ancora mi deve arrivare la mia. Ma Cioè, rendi conto? stai scherzando? Lo sapevano! Salva, è bellissima! A parte l'hai disegnata benissimo, scusami. Niente, c'è stato questo giorno in cui Perché sì, questa si ricollega a troppe cose del nostro viaggio in Corea. A vero, troppi però! È significati! verissimo! E mi pare che ancora mi deve arrivare la mia. Io un Ma po'. perché, scusa, ma le hai prese insieme? Sì! Perché no, ma questa cosa c'ha dei cosi. Si siede. Poi non mi aspettavo questo, perché io l'ho aperto prima sbirciato. Mi Poi aspettavo questo dentro, tipo. c'è il certificato tipo StockX. Non è fake. Cos'è? Stai tranquillo. Ok, adesso la metto a aspettare. No, io, vabbè. Ma state scherzando? Puoi sapere che l'ha disegnata lei, che non è un copia e incolla, capito? Grazie, adesso devi aprire il tuo, ma prima c'è una spiegazione, perché anche qui c'è una spiegazione. Noi profonde. Sì, l'ho già spiegato nel video, quindi tu basta che lo apri, poi andate a vedere quello di ieri. Però adesso lo apri, poi te lo spiego. Così si va. Eccoci qua. Comunque. No, ma guarda, basta che. Brava. Così. Brava. No! Raga, la storia Bello. di. Cioè, io veramente. La storia dietro questo orsetto del cazzo di cuore. Raccontato, a parte l'hanno visto nel A parte che l'avete quando hai visto. speso Ma no, l'hanno 800.000 euro. vissuto. No. La mia depressione post macchinette. No, ero E troppo carino, non sapevo che essere fatti fanco. fatto benissimo. Cioè, guarda, c'ho pure le ciglia. Perfetto. Da aggiungere due. Grazie. 5.800. No, dai, non puoi guastare Questo va questa su. realtà. Questo è da su. È il momento di iniziare la nostra giornata, quindi mi sto facendo una maschera, una bella skincare, così poi sono pronta per stasera, che appunto c'è l'evento. Effettivamente ci siamo scordati che questo, diciamo, è la cosa principale da fare. Non vedo l'ora, non sto nella pelle, non mi sembra vero, ormai ancora non ci penso. Tra l'altro questi giorni siamo state un po' impegnate anche con la questione Jin, servizio militare. Stamattina sono uscite le foto di tutti e sette che sono andati a trovarlo. È stato particolare perché ovviamente ti rendi conto che effettivamente sta succedendo. Quindi la giornata di oggi ha un sapore un po' dolce amaro. Quindi ecco, cerchiamo di svagarci. Abbiamo prenotato anche il ristorante per pranzo, quindi appunto adesso ci prepariamo così ci facciamo due passi in questo bellissimo cielo milanese di oggi. Che ho visto che in Corea tra l'altro ha nevicato. Qua c'è questo cielo un po' così. Quindi ci arriveremo a piedi a questo luogo. Ci ciberemo. Torneremo e poi appunto dobbiamo registrare sia il video dove rispondiamo alle vostre domande che altri 1800 contenuti ovviamente e poi andare. Ovviamente dove potevano venire a pranzo le vostre amiche preferite? Come se ci fosse mancato. E poi l'abbiamo già preso una volta questo. Abbiamo già criticato il tteokbokki di questo No, però posto. sai che qua è buono. Sì. Sì. Cioè, preso qui. Ora ci rifaremo un pensiero allora. Cioè, di ora non lo so come sarà Vediamo dopo. un attimo. C'hanno anche questi, che già Damian. Hanno aggiunto un po' di cose. Guarda che quando lo potevi portare via c'era meno roba, mi sa.
può essere. Perché guarda, io mi ricordo tutte queste cose. Noi scioccate comunque. Soggi, 11 euro ragazzi. 11 euro contro 1 euro in Corea. Eccoci qua. Questi sono i nostri primi antipastini. Il radish. Questo mi manca. Vai, assaggialo. Il sapore è quello. Buono. Io ce l'ho nel mio market, quello lungo da tagliare. Con l'arancione. Abbiamo il kimchi da Oteseo. Soldi che pagherei per avere quello di Doma ora. Il più buono, posso dirti, penso il più buono che abbiamo mangiato. Anche più buono di quello della signora. Sì, a voglia, molto più buono. Quello della signora non era così. È palese nella scatoletta. Io ho presentato il kimbap, la pasta. Mi sento così in effetti. Ora siamo tornate a casino. Poi ci iniziamo a preparare, anche perché è già tardi in realtà. E dobbiamo appunto registrare il video dove rispondiamo alle vostre domande. Quindi devo anche cambiare la batteria della macchinetta. Quindi step 1, piastrare i capelli che sono un po' troppo wild per i miei gusti. Ok, abbiamo girato tutti i nostri contenuti, tutte le nostre cose. Ci siamo sistemate. Questo è il look, magari riesco a farvelo vedere meglio. Alla fine ho scelto questo outfit. Salva, ho scelto questo. Molto carina e graziosa. Io avevo troppo freddo, quindi ho dovuto mettere il maglioncino con la gonna, questa qui molto avatar. Quindi adesso andiamo. Ragazzi, zona Parigi qua. È tutto blu. Bellissimo. Cosa ci prendiamo? Mi basta l'acqua in realtà. I blu vestite. Ormai siamo una coppia di gatti di pasta. Comunque no, questa cosa è bellissima. Questo è veramente bello. È bellissimo, ragazzi. Spero di riprendervi un po' di cose prima di entrare nella sala vera e propria. Abbiamo fatto qualche foto, magari riesco a caricarvela su Instagram. Vediamo, perché ovviamente poi prende un po' male il telefono. Siamo all'Arcadia qua a Milano e mi hanno detto che ha la sala 3D migliore di tutta Italia. Quindi sono molto curiosa. C'è anche l'angolo make-up dove fanno tutto la make-uposità qua. Io devo ancora vedere la collezione di Avatar, tra l'altro, di NYX. Però sembra che facciano cose molto carine. Faccio vedere tutti i pezzi che ci stanno. Dai, la palette deve essere mia. Anche solo per la collezione. Ah, ragazzi, ho ben bar dei popcorn. Che bello di fare. Ma che ci sta? Ah, qua per prenderli qua. Siamo arrivate nella sala, bellissima. Ci sono appunto tutte le cose che potete prendere qua. Quindi ci siamo munite di popcorn mixiati, M&M's. C'erano anche i Fancy. Che me lo dice adesso? Ma che vuoi dire di prendere tutto? Io purtroppo avevo solo due mani. E anche un gran paio d'occhiali, posso dire. Così potrei. Questo è il prossimo concerto che teniamo. È bellissima. Quindi abbiamo fatto anche questo dormo, mix. Anche se dormo, nessuno te l'accorge, guarda. Se lo sveglio sto dormendo. Non lo so. Ah, dimmelo tu. Sto dormendo. E ora? E ora? Sei sveglia? Sì. Lo sapevo, ormai sono lì aperto che ti vado a fare. Ecco la sala. Guardate che bella, è gigante. E poi abbiamo anche gli occhialini per il 3D, appunto, che la nostra amica sta mostrando. E adesso sto mandando. Sto gibando. Benvenuti a nome di tutto lo staff, grazie per essere qui. Ringraziamo Walt Disney Italia. Siamo davvero anche noi emozionati. Posso dire, ragazzi, cos'è dello stile? Guardaci. Dovete sapere, positiva. Bellissimi, ragazzi. La moda. Siamo appena tornati a casa, quindi scusate l'aspetto un po' così. Avrei da dirvi veramente un sacco di cose su questo film. Primo, che è durato tantissimo. Quindi, di nuovo faccio la premessa, il primo è stato il mio film preferito e continuerà a essere il mio film preferito per sempre. Quindi ovviamente avevo delle aspettative non alte, altissime. Poi sono passati 12 anni, cioè ragazzi 12 anni. La grafica, le cose sono cambiate, il modo anche di girare i film. E poi in più proprio la storia mi creava hype ovviamente. Non avrei mai pensato di dire queste parole, ma sono rimasta molto delusa. Ora, voi andate a vedere il film con tutta la pace interiore del mondo, poi mi darete le vostre opinioni quando appunto lo vedrete, perché tanto oggi che esce il video è uscito anche in tutti i cinema. Però ecco, scordatevi il pathos, scordatevi qualsiasi cosa del primo, è ovviamente tutta un'altra cosa. Ripeto, proprio perché ho aspettato così tanto tempo, volevo qualcosa in più. Un sacco di nuovi personaggi, ovviamente, tanti nuovi figli. Loro due come personaggi principali, ovviamente non ci sono più
tanto, soprattutto nei tiri, cioè proprio messa accantonata da parte, quindi a parte ciò non vi darò nessuno spoiler ovviamente, e quando ne potrò parlare più avanti ne parleremo meglio, però vi dico, sono rimasta fortemente delusa. Otticamente è meraviglioso e si sono proprio tanto focalizzati più che altro su quella, più che sulla storia, che poteva avere tantissimo potenziale ovviamente, ma è rimasta un po' così. Stessa cosa la penza rossa, adesso sta su a struccarsi, quindi poi vado io, volevo farvi una clip almeno così da truccata. Tra l'altro appunto questo è il look, non ho neanche fatto in tempo a mettere ciglia finte. No, vorrei dirvi altre cose ma non posso. Veramente ci sono tante cose da dire, da commentare, che hanno lasciato aperte per fare intendere che sicuro ci saranno altri film. Dopo questo adesso aspetto di vedere poi le varie recensioni, anche perché in sala con me c'erano anche, tra l'altro, tutte le persone di cui guardo le recensioni di film e serie TV, quindi aspetterò anche il loro parere. Tra 2 giorni vado a rivedere il film con Francesca, quindi cambierò idea? Non lo so, chi lo sa. Queste sono, diciamo, le mie impressioni come prima visione, e ripeto, non mi sarei mai aspettata di dire una cosa del genere. Ed è quello che vi posso dire, ripeto, senza darvi alcun tipo di spunto o cose, per farvi godere al meglio il film, che ovviamente è una bellissima pellicola. C'è tanto lavoro dietro, si vede, si percepisce, però il primo è nel mio cuore, è proprio differente. Ci sono molte similitudini in questo film, peculiari, diciamo, al primo, in tante piccole cose. Succedono anche tante cose di cui ancora dico perché esattamente ce n'era bisogno, non lo so. Andiamo a dormire visto che è 1:37 e appunto dobbiamo ancora struccarci, quindi per oggi ragazzi questo è il nostro video. Non so quanto sia durato il vlog di oggi, sicuro meno di quello di ieri. Domani poi uscirà il video che abbiamo girato con Ross al posto del vlogmas, perché tanto saremo a casa, tornerò poi a casa, dovrò prendere il treno, cose, quindi ve lo risparmio. Vi mando un bacio grande e ci vediamo presto. Ciao!